L'agenzia di comunicazione, badate bene, non è un ufficio stampa, non è un'agenzia di stampa, è un'altra cosa. Le agenzie di comunicazione nel mondo non sono tante, almeno quelle grandi, ce ne sono circa 5-6 negli Stati Uniti, qualcun'altra in Inghilterra, qualcuna sparsa in centro, sono agenzie molto grandi, stiamo parlando di agenzie che fatturano centinaia di milioni di euro l'anno, sono anche miliardi di euro l'anno, hanno centinaia e migliaia di dipendenti, per fare cosa? Non fanno pubblicità, come abbiamo detto, non fanno quello che fanno le agenzie di stampa, cioè danno informazioni, non fanno l'ufficio stampa, cioè propagandano la verità di qualcuno. Che cosa fanno allora? E per chi lavora, come fanno a guadagnare tutti questi soldi? Le agenzie di comunicazione lavorano per gli stati, lavorano per importanti ministeri di vari stati occidentali e non, lavorano per le grandi multinazionali e le grandi banche. Il loro compito è quello di far sì che l'idea che vuole portare avanti il loro cliente, appunto può essere una società privata o uno Stato, un governo, il Pentagono, che so io, che l'idea che vuole portare avanti si realizzi attraverso il consenso dell'opinione pubblica. Voi avete mai visto il film Inception? Io sì. Con Leonardo DiCaprio, qualcuno l'ha visto? Allora, per chi non l'abbia visto, è un film che parla di sogni. C'è un Leonardo DiCaprio che si occupa, perché ha questa una particolare tecnologia, è in grado di entrare nella testa delle persone e nel sogno delle persone e interagire con i sogni e quindi con le menti delle persone. Gli viene assegnato un compito, arriva un cliente e gli assegna un compito perché questo cliente ha un socio in affari e vorrebbe che questo socio in affari smembrasse la sua azienda, cosa che ovviamente questo socio in affari non vuole fare. Per farglielo fare a sonda DiCaprio, che ha lo scopo di inserirsi nel cervello di questa persona, nei sogni di questa persona, per far sì che questo uomo d'affari si convinca di essere stato lui a pensare, avere l'idea che è un buon affare smembrare la propria azienda. Quindi non qualcuno che glielo dice, perché io posso andare da qualcuno e convincerlo, come normalmente funziona la propaganda. Però è una cosa palese, io sto convincendo te. Invece, cosa diversa se tu ti autoconvinci che quella sia la verità, la cosa giusta da fare. Questo fanno le agenzie di comunicazione. Cioè voi, nemmeno ve ne accorgete, ma incominciate a pensare delle cose. Pensate che improvvisamente è giusto, divertete se sia giusto o sbagliato, che è giusto, che so, investire nell'eolico, è giusto mangiare tutti i carni di struzzo, è giusto fare una guerra, è giusto cambiare la Costituzione, qualsiasi cosa sia. È un'idea che vi viene dal vostro cervello, voi vi convincete che improvvisamente cominciate a pensare che una cosa sia giusta e che voi siete orgogliosi di questa cosa perché l'avete pensata voi. Nessuno vi ha detto come pensarla, come la dovevate pensare. In realtà non è così, perché c'è un lavoro minuzioso che dura a volte anni di questi soggetti che vi inculcano l'idea che voi, con il vostro pensiero autonomo, possiate pensare delle cose che poi portano a votare, vi portano a... A livello di centinaia di milioni di persone, un colpo solo. Sì, diciamo che improvvisamente appunto tutta l'opinione pubblica si sposta in massa e decide che, non so, bisogna mettersi una spilletta rossa perché bisogna aiutare il popolo, esprimere solidarietà al popolo birmano e non San Suu Kyi che viene massacrata dai militari birmani, oppure che bisogna aiutare e il sud del Sudan perché i cristiani vengono massacrati dai musulmani, eccetera eccetera eccetera, o anche cose più vicine, insomma, più vicine a noi, perché queste agenzie di comunicazione
non lo so, non ho i contratti in mano, ma sospetto che lavorino anche per il nostro governo, insomma, non vedo perché non dovrebbe essere così, visto che lavorano per tutti i principali governi occidentali. Vi faccio un esempio di come ha funzionato uno di questi trucchetti messi in atto da una grande agenzia di comunicazione, probabilmente la più grande del mondo, si chiama Ruder & Finn, ha sede a New York, in un palazzo di molti piani accanto al Palazzo delle Nazioni Unite, ha un fatturato di si avvicina al miliardo di euro l'anno, oltre 500 comunicatori lavorano dentro, e loro, essendo un'azienda, ovviamente ci tengono a fare bella figura, quindi le cose le raccontano, basta andargli a chiedere ovviamente. Allora, qualche anno fa mi sono occupato di uno dei tanti film inchiesta, purtroppo questo non sono, cioè l'ho girato tutto, non sono riuscito ancora a montarlo, era sulle guerre jugoslave, quindi c'era una volta la Jugoslavia, e raccontava quello che è accaduto negli 11 anni di guerra, dalla Slovenia fino alla guerra in Macedonia, insomma, tutti gli 11 anni di guerra che hanno sconvolto la Jugoslavia. Perché sono andato a New York a parlare con queste persone? Perché queste persone hanno avuto un ruolo chiave, hanno cambiato la storia di quella guerra. Allora, uno dei soggetti che li avevano messi sotto contratto era il Pentagono, e l'altro era la Casa Bianca, oltre al Dipartimento di Stato americano. E qual era il problema degli americani, almeno del governo, all'epoca del governo Clinton, e prima ancora di quello di Bush Senior, era che loro volevano assolutamente smembrare la Jugoslavia, insomma, non vi sto a raccontare la guerra jugoslava, diciamo che gli americani hanno avuto un ruolo fondamentale nell'avvio della guerra civile jugoslava, e tutte le guerre civili jugoslave, insomma, hanno fatto il tutto da anni prima per farli scatenare l'uno contro l'altro. E a un certo punto le guerre sono partite in Slovenia, poi in Croazia, poi in Bosnia, quella più cruenta di tutte probabilmente, però non si sbloccava, anche perché i serbi erano molto più forti dei musulmani e dei croati. E gli americani hanno prima provato a attingere alla loro forza d'urto militare che avevano in mano in quel momento, ovvero Osama Bin Laden e i Mujahideen afghani. Sembra assurdo, ma Osama Bin Laden aveva il passaporto bosniaco e oltre 5.000 Mujahideen tagliagole afghani, quelli che poi non sono andati a combattere, hanno combattuto in Bosnia negli anni 90 contro i serbi, portati dagli americani attraverso degli aerei militari dell'Iran. Immaginate l'assurdità di quello che vi sto raccontando. I due nemici principali, se siete d'accordo, portavano con degli aerei militari dell'Afghanistan queste migliaia di Mujahideen, Osama Bin Laden compreso. Allora, hanno provato anche questo e non riuscivano a sbloccare la situazione. Ci voleva un intervento militare, questa volta americano, questa volta della NATO, da quella serie. È solo che come si faceva a convincere l'opinione pubblica occidentale, prima ancora quella americana, che era giusto intervenire militarmente in Bosnia? Il problema è che gli americani non gliene fregava nulla della guerra jugoslava, non sapevano nemmeno dove fosse la Bosnia, perché ne parlavano sì, ma era uno dei tanti rumori di fondo dell'informazione. Allora, il signor Finn, perché lui e Finn sono due persone, il signor Finn ha avuto un'idea geniale. L'idea era quella di si basava su un concetto: la maggior parte dei grandi beni americani hanno come proprietari degli ebrei. Perché questo è importante? Perché gli ebrei sono sensibili a una cosa: l'olocausto. La sua idea era quella che bisognava inserire il concetto di olocausto dentro la guerra bosniaca, e bisognava far capire che i carnefici erano i serbi e le vittime erano i musulmani, in primis e poi croati. Come? Allora, lentamente, nel corso di mesi, una serie di
gli stringer sono i vari i giornalisti che sul campo lavorano per i grandi giornali internazionali quando ci sono le guerre in giro insomma, per il mondo, una serie di stringer bosniaci che lavoravano per la BBC e per altri organi di stampa britannici, hanno incominciato a buttarla lì dicendo ci sono dei lager in giro per la Bosnia, ma proprio così, abbiamo saputo, circolano voci e così via. Ovviamente non forzando la mano, buttandola semplicemente lì. Lager. Allora, in Bosnia c'erano campi di prigionia, c'erano campi di prigionia croati, dove c'erano dentro musulmani e serbi, c'erano campi di prigionia musulmani, dove c'erano dentro serbi e croati, e c'erano campi di prigionia serbi, dove c'erano musulmani e croati. Tutti erano del mare, tutti. E i campi di prigionia, potete immaginare, insomma, non erano esattamente luoghi per educare, insomma, non venivano trattati bene, i prigionieri venivano, insomma, denutriti, eccetera, eccetera, ma non so se quanto conoscete bene la storia del nazismo, la seconda guerra mondiale, là, che è un'altra cosa, però diciamo, campi di prigionia dove venivano trattati male i prigionieri. Loro non hanno detto ci sono dei campi di prigionia, ci sono dei lager, la parola è fondamentale. Allora, dopo un po' si fanno sotto queste persone dicendo sì, abbiamo avuto conferma che questi lager esistono, sempre insistendo sulla parola. Dopo un altro po' si avvicinano a un giornalista della BBC e uno usciato il foro dicendo, sempre inglesi, dicendo abbiamo modo forse di poterne vedere uno. Dopo una settimana organizzano questo brevissimo viaggio lampo di una giornata molto segreto in cui questo stringer accompagna con un pulmino un giornalista di Channel 4, un giornalista di BBC e uno del Guardian con i rispettivi cameraman e il fotografo, e li porta in un campo di prigionia serbo dove dentro c'erano musulmani principalmente. Vengono scattate in maniera segreta, mica tanto, perché poi io, le immagini che sono state mostrate, il video e le fotografie, sono state pubblicate anche da Verdi di Repubblica, eccetera, eccetera, erano molto nitide, insomma, sembravano foto rubate. Comunque vengono mostrate queste immagini, vengono mostrate le fotografie, i giornalisti tornano e raccontano di questa cosa e usano la parola lager, perché fin dall'inizio così gli era stato detto. Questa parola colpisce molto, come si aspettava il signor Finn, i proprietari dei media, dei grandi media americani. Dopo l'uscita di questi servizi in Inghilterra, improvvisamente i giornali americani incominciano a occuparsi della Bosnia. La CNN, il New York Times, Washington Post, eccetera, eccetera, tutta la trafila dei grandi media americani, incominciano a occuparsi seriamente della guerra in Bosnia, raccontando dei lager. E improvvisamente, non so, almeno non i più giovani tra di voi, ma vi ricordate che Milosevic, il presidente serbo, era stato paragonato a Hitler? Era la prima volta, poi c'è stato Saddam come Hitler, poi c'è stata una lunga serie di nuovi Hitler. Sì, però era improvvisamente Milosevic era il nuovo Hitler, perché esattamente nello stesso filone letterario, i lager, l'olocausto, e quindi chi è che fa l'olocausto? Hitler. E improvvisamente è partita una furiosa campagna di stampa contro Milosevic. Grazie a questo non è successo, nessuno ha spinto i giornalisti a fare qualche cosa, nessuno ha obbligato, nessuno, non è stata fatta propaganda, è stata inserita una parola in vocabolario di tre giornalisti. La grande campagna di stampa ha portato qualche mese dopo all'intervento armato degli Stati Uniti, che hanno bombardato anche la NATO, intervenuto in Bosnia, hanno bombardato, e a quel punto si è capovolta le sorti della guerra e la Serbia ha chiesto, ha firmato l'armistizio, insomma la pace, la guerra è finita lì e gli Stati Uniti hanno ottenuto quello che volevano ottenere.